Ci siamo nel giorno di Spagna-Italia o Italia-Spagna, finale del campionato europeo di calcio Under 21 a Gerusalemme. Si gioca tra poco alle ore 18, tra circa 40 minuti. E vediamo le formazioni in campo di quella che è una partita in cui la Spagna parte favorita. Parecchi giocatori della Spagna, infatti, militano nelle squadre nella Serie A, in squadre di Serie A e della Liga e hanno giocato competizioni internazionali, mentre per quella italiana soltanto, sono quasi tutti al massimo della Serie B. Vediamo in porta per l'Italia, abbiamo Bardi, Regini, Caldirola, Bianchetti e Donati in difesa, a centrocampo Insigne, Verratti, Florenzi e Saponara. In attacco Gabbiadini e Borini, mentre la Spagna risponde con De Gea in porta, Montoya, Bartra, Martinez e Moreno in difesa, a centrocampo Coque, Illarramendi, Alcantara a centrocampo, mentre in attacco Tellio, Morata e Isco. Quindi campionato europeo Under 21, la partita è trasmessa in chiaro, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 18. Vediamo le quote, quindi dicevo Italia sfavorita, parte, viene data dalle quote SNAI a 4,25 la sua vittoria, 4,25 volte la posta, 3,65 il pareggio, mentre a 1,75 pagata la vittoria della Spagna. Quindi Spagna grande favorita, ma speriamo nel colpaccio e di ribaltare questa serie di sconfitte ad opera degli spagnoli, non soltanto in nazionale ma anche nei club.